Occupiamoci dell'aeroporto, occupiamocene oggi, ce ne occupiamo fra 2 mesi e ce ne occupiamo come cittadini fra 6 mesi, mi auguro domani mattina fin quando si apre. Qualunque tipo di polemica può essere giustificata fin quando non si apre l'aeroporto, allora finiranno le speculazioni o anche le battaglie sacrosante e coraggiose come quella di Cernigliaro. Queste le parole di Raffaele Lombardo, incalzato dai giornalisti durante la sua visita a Cernigliaro. L'ex governatore siciliano, sulle vicende strettamente politiche che riguardano il suo partito, la nomina di Pistori, il cambio di nome da Movimento per l'Autonomia a Partito dei Siciliani, preferisce glissare e occuparsi piuttosto dello scalo comisano. Io credo ad esempio che in un programma politico di un partito come l'MPA, l'apertura dell'aeroporto di Comiso, che è un aeroporto di respiro, ma vogliamo limitarci alla regione siciliana, almeno di tutto questo bacino del Mediterraneo, almeno di interesse del Mediterraneo, possa essere un punto programmatico sul quale costruire le alleanze. Se questo partito dice per me è prioritario, insieme ad altre cose, l'apertura di questo aeroporto, chi si allea deve starci, mi pare una buona idea. Intanto sia a livello regionale le segreterie dei partiti hanno fatto quadrato su 2 grandi nomi, a livello locale o meglio dire provinciale, a parte le riconferme ci sono poche certezze sui nuovi volti che ambiscono a conquistare uno scranno all'Assemblea regionale siciliana. Gli aspiranti hanno comunque a disposizione 10 giorni per dimettersi dalle proprie cariche, si preannuncia dunque un autunno infuocato.